Ciao ragazze, allora, video haul, almeno per alcuni prodotti, altri li ho già iniziati a testare, quindi video haul e review per alcuni prodotti. Allora, ho fatto diversi acquistini, perché finalmente i soldi da mettere da parte per il cellulare, Ce l'ho fatta. adesso bisogna solo aspettare il telefono esca, così poi me lo posso andare a acquistare. Anche poi dopo la settimana di influenza sono andata stamattina a sfogarmi un pochino e soprattutto durante la settimana che ero stata male avevo fatto un ordine di bottega. Vi avverto solo che farò presto anche un altro ordine di bottega, quindi Allora, e da dove riparto? Acquistini in bottega verde, che sono i primi che mi sono arrivati. Vi avevo detto che ero interessata a provare la crema, quella alle more, e avevo scoperto che solo tramite il sito si poteva acquistare perché presso i negozi l'hanno ritirata e non la vendono. Quindi, per fortuna, l'ho ordinata. Crema corpo al succo di mora, i succosi, ed è da 200 ml per una durata di 12 mesi. L'ho già iniziata a provare. Madonna, che odore, ragazze! È bianca, vedete? Si asciuga subito, quindi pure quello mi piace di questa crema. Che dire, mi sta piacendo sia come profumazione che come texture e soprattutto il fatto che si asciuga. Comunque, continuo a testarla e vi farò sapere ancora meglio. Però mi piace tantissimo. E di questa, ragazze, ne ho presa subito l'ordine, ne avevo prese due confezioni perché era con un buon prezzo, quindi ho detto ne prendo due così tranquillamente non rimango senza. Poi, altro prodotto che ho, diciamo, ripreso, Pompelmo Rosa Gel Detergente per pelli in pore. Mi è piaciuto tantissimo questo gel detergente. Ho fatto una review, vi lascio il mio blog sempre sotto nell'info box così potete andarlo a vedere. Potete andare a vedere le diverse review che inserisco. Ah, a proposito di questo, grazie a tutte e 43 le iscrizioni, cioè grazie di cuore ragazze, sono veramente dolci, siete state veramente dolcissime, grazie, grazie, grazie. E grazie per i commenti che mi lasciate. Ci tengo a precisare che se vedete che non vi rispondo, non è che non rispondo, è che lì, cioè, vedo che mi tocca scrivervi all'interno dell'articolo e mi dispiace, non vi posso dare una risposta diretta. Quindi mi era piaciuto tantissimo come gel detergente, lo utilizzo tutte le mattine e soprattutto anche la sera, però adesso ho trovato un valido sostituto per la sera e anche di questo ne ho ordinati due, quindi sto finendo quell'altro. Allora, nell'ordine potevo aggiungere altri prodotti, ho preferito prendere due prodotti in uno, perché era un'offerta combinata da 4,99 euro, ragazze, quindi cioè, è stata veramente un'offertissima e la volevo provare. Ho preso questo set, il set Orchidea, eccolo qua, quindi il bagno schiuma e la crema per il corpo. Che dire, allora, la profumazione mi piace, non è male. Cioè, la sento molto leggera, non è forte, quindi volevo provarla. Queste creme per il corpo, queste così con il dosatore, vi avevo detto quello con i fiori di ciliegio e mi sta piacendo, quindi devo ancora finirlo di testare, cioè non finirlo proprio perché è impossibile, sono 250 ml di prodotto e calcolate che il bagnoschiuma in questo caso è quello da 400 ml. Sono molto contenta perché lo volevo testare, ero molto curiosa di provarlo questo set, è una profumazione molto buona, almeno per i miei gusti, per il mio standard di persona. E che dire, vi farò sapere. Poi, cioè, calcolate viola, quindi sapete che quello che è viola prendo. Poi, questa mattina sono uscita, mi sono svegliata molto presto, quindi ho detto, visto che con poco mi preparo, prendo, esco e vado a farmi un giro. Sono andata a Viale Marconi e ho fatto come tappe Essence acqua e sapone e Bottega Verde
E poi sono stata da lì, sono andata a piedi fino a Basilica San Paolo, quindi mi sono fatta una bella passeggiata e sono andata da Limoni. C'era anche l'OVS Essence, ma lì non c'era niente, quindi sono andata direttamente da Limoni. Prima tappa sono andata da Essence, vicino al gruppo Clark, e devo dire che ho trovato tutto, quasi tutto, della nuova collezione permanente. Quindi della nuova linea permanente. Cosa ho preso? Cosa ho trovato? Non ho trovato purtroppo i due pennelli nuovi, però se li trovo li prendo di sicuro, ragazze, perché sono molto interessata in quanti colori, mi piacciono molto, devo dire. Però ho trovato parecchie cose che mi interessavano, quindi per lo più tutto quello che volevo realmente. Però sono molto soddisfatta. Vi faccio vedere. Partiamo dalle unghie. Sapevo che dovevano uscire i nuovi tipi di smaltini per la nail art e infatti eccoli qua, 12 Metallic Champagne, che è questo colore infatti champagne, quasi molto shimmer e tendente quasi a un oro, però è più color champagne. Il numero 11 Grape Metallic Rocks, che se vedete sembra un prugna, un viola, però tendente anche a un marrone glitterato, quasi un bronzo, molto glitterato. Molto belli, mi interessavano molto e quindi presto manicure nell'arte nuova. Ho trovato i nuovi gloss e li volevo assolutamente, perché la cosa bella, hanno questa forma qui, tipo a fialetta, molto molto carino. Quindi sono i lip gloss on top. E ho preso soltanto due colorazioni, due, che era il colore argento, non mi piaceva molto, quindi ho più preferito tre, Hypnotis, che è tutto questo glitterio, shimmer. L'ho preso più che altro perché quello di Kiko, per chi ha visto il mio ultimo tutorial, anzi quello dei Chupa Chups, c'era stato il problema che mi si era rotto il pennellino, quindi l'ho dovuto per forza buttare il gloss, ragazze, non lo potevo proprio utilizzare, era impossibile. Infatti mi ci è pianto il cuore, però ho detto per fortuna con poco esce questo qui di Essence. Quindi c'è questo qua. La cosa bella è che si aprono qui e hanno il pennellino. È il pennellino quello, vedete, quello normale. Mi piace perché è di quello un po' angolato, quindi l'applicazione è molto semplice. Numero 1, Dramatic. Se li pronuncio male, scusatemi. Ed è tipo questo nero, violaceo, marrone. È molto particolare come colore, però mi piaceva. Questi sono gli swatch, vedete? Cioè, questo qui sembra molto nero, però vi assicuro che tende a un violaceo marroncino. Però il bello è che non è così forte, quindi si può tranquillamente mettere sopra un rossetto scuro, un rossetto più chiaro. Non c'è problema. Guardate che bello questo, proprio un tripudio di colore, di shimmer, proprio argenteo quasi. Però è un perlato, molto bello però. Poi, quello che ho trovato è il mascara, quello 2 in 1, che assomiglia molto a quello che era uscito di MAC. Mi piaceva come idea di un mascara 2 in 1. Però avevo già visto una recensione da parte di una ragazza, ora non mi ricordo il nome, però lo scrivo qui sotto, che mi era piaciuto molto come aveva spiegato il prodotto, perché è un mascara 2 in 1, che vuol dire che il pennellino alla fine è sempre uno, solo che avendo dei fori quando si toglie lo scovolino, che permette l'eliminazione del prodotto in più, allora dà un effetto. Nel secondo passaggio invece quel tipo di
eliminazione del prodotto non c'è e quindi dovrebbe dare un effetto ancora più accentuato, più voluminizzante e allo stesso tempo più folto. Però questa ragazza diceva che il secondo passaggio non era il massimo. Io l'ho voluto comunque prendere il mascara perché ho detto voglio provarlo, così dico la mia. Ed è questo mascara che si apre qui. E qui lo scovolino, vedete, è molto aperto, soprattutto a spirale, e tranquillamente pulito, non c'è troppo prodotto. Mentre se facciamo la seconda fase, la cosa bella di questo mascara è che quando chiudete fa il rumore, quindi sapete quando è chiuso bene il mascara. Mentre nel secondo passaggio, vedete, cioè già si vede dalla punta che c'è troppo prodotto. Vedete come il prodotto c'è all'interno delle setole? Quindi vi farò sapere come mi ci trovo. Ho trovato le matite nuove. Quella arancione non mi piaceva, anzi pensavo forse fosse un giallo senape, perché dal sito di Essence i colori sono molto diversi. E invece era un arancione quasi salmonato, fatemi dire, però non... salmonato si può dire. Mi è piaciuta questa qui, la Cake, Fin Cake, chiedo scusa per la pronuncia, che è un verde bosco, però molto acido, mi piaceva come contrasto, vedete? È un bel verde acido, ma non troppo acceso o spento, anzi una via di mezzo molto buono secondo me. Quindi sono molto curiosa di provare. Gli ultimi prodotti che ho preso sono questi qua e sono i nuovi ombretti permanenti di Essence, ovvero gli Stay All Day Long Lasting Eyeshadow. Come vedete il packaging ha questa caratteristica. E cambia colore a seconda infatti di che colore è il prodotto. Il packaging di questi prodotti è fatto, vedete, così. In più ha questa bombatura qua che deve fare effetto lente sulla scritta del prodotto, perché così dà quell'effetto quasi tridimensionale e allo stesso tempo effetto tipo lente, ovvero stringere, allargare per il colore, per la scritta. E quando fanno queste cose vuol dire che il prodotto è quello che dovrebbe dare agli occhi. Quindi devo dire che il packaging in sé mi piace, è molto semplice proprio da Essence, perché è semplice, lineare, ma arriva il messaggio. È un prodotto di 5,5 grammi ed ha una durata, vedete, di 12 mesi. E ho preso il numero 1, copyright, un marrone molto quasi nocciola, shimmer. Il numero 2, Glammy Ghost 2, che è un beige oro, vedete, champagne. Infine ho preso questo qui, che è il numero 4, Stars e Stories, che è proprio un argento, vedete? L'ho preso perché non ho un ombretto argento, quindi questo come base mi sarebbe molto piaciuto. Gli swatch sono questi. Guardate come sono pigmentati. Questo va a seconda ovviamente di quanto scaldate il prodotto, perché è un prodotto che va scaldato, secondo me, io almeno ho percepito questo. Ecco, questi sono molto meglio, vedete? C'è questo argento, questo champagne e questo bronzo che l'ho scaldato molto poco, quindi si vede molto chiaro, però credetemi è molto bello perché vira quasi un arancio, ma comunque ha un sottotono marrone, molto molto bello.
Mi piacciono molto, la texture è molto molto morbida. Veniamo ai prodotti provenzali. Come vi avevo detto, il gel detergente di Bottega Verde era buono, ma allo stesso tempo un po' troppo aggressivo doverlo utilizzare sia mattina che sera. Ero arrivata al punto che mi stava seccando la pelle in alcuni punti, non in tutta la pelle. Quindi ho detto, trovo un alleato che sostituisca il lavaggio serale. Quando andavo a Forte di Marmi, per chi lo sa, è un luogo dove c'è il mare, dei negozi, comunque un luogo, diciamo, bello conosciuto, almeno dai VIP pure. Allo stabilimento dove andavo avevano di tutto, tra cui una piscina che era acqua e allo stesso tempo zolfo ed era idromassaggio. E mi ricordo che per 2 volte che sono andata mi ritrovavo che avevo la pelle del tutto pulita. Calcolate che io ci andavo un mese intero. Ricordandomi di questo, ho sempre voluto cercare prodotti comunque che avevano questa caratteristica, ovvero lo zolfo. Mi sono imbattuta nel sito dei Provenzali perché volevo anche vedere diverse cose. In questi giorni che stavo male, comunque, ho girato tanti siti. Io ho fatto diverse scoperte, tra cui anche la prossima collezione di Noi Cosmetics, che sono già interessata. E ho scoperto che avevano le saponette allo zolfo. Allora, ricordandomi di questa cosa e facendo uno più uno, ho detto ci vado subito. Ho scoperto che avevo un'acqua e sapone a Marconi. Veramente me lo ricordavo, solo che non ci ho mai messo piede, infatti è stata una riscoperta per me. E quindi ne ho presa una, ma allo stesso tempo un'altra di scorta, perché così per qualsiasi cosa, almeno per un bel po' di tempo, ce l'ho e non devo ritornare a comprarla. Le saponette dei Provenzali vengono 1,49 euro, mi pare di averla pagata. E in più subito, perché così me la posso portare in giro senza problemi per qualsiasi cosa, questo porta saponette arancione, sarà contento il mio ragazzo. E del tutto made in Italy ed è della Boreal Free Color e l'ho pagata soltanto 99 centesimi, quindi l'ho presa, mi piaceva, molto semplice, e quindi ho detto almeno ho il suo posto, posso tenerla dentro e sto senza problemi. Poi comunque vi ricordo che io con i gel e le cremine di Essence che già avevo recensito mi trovo molto bene. Vediamo, mettendo insieme cremine, i prodotti Essence con i Provenzali, vediamo come va. Ultima meta dove sono stata è da Limoni. A Basilica San Paolo c'è OVS e all'interno di OVS c'è Limoni. Limoni è una profumeria che mi piace perché comunque lì posso trovare parecchie marche, Maybelline, tutto quanto, e tra cui Deborah e Debbie. Debbie sappiamo che è una marca per teenager. Vi dico che per adesso le prime cose che ho preso in assoluto sono state Basic Beauty, che sono state ovviamente viola, le ho prese, che sono state questa spugna che l'ho pagata solo 1 euro. Io sapete che adoro le spugne così, quindi appena l'ho vista a viola ho detto no, la devo prendere. E i miei primi guantini esfolianti per il corpo. Quindi di questi li ho pagati 2,90 euro e devo dire che sono curiosa di provarli, vi farò sapere come mi ci trovo. Ho visto che c'erano arancioni, verdi e non vorrei dire una stupidaggine, blu. Quindi andate se vi interessano, a me mi piacciono molto, poi soprattutto perché sono viola. Ultimi prodotti sono stati della Debbie. Mi piace come linea, mi piace come marca, non è male. E sono stata attratta questa volta dai prodotti per labbra. E ho iniziato a provare i rossetti di Debbie e ho visto che un rossetto era proprio come lo volevo io, come lo cercavo. E non mi è importato sapere se duravano e tutto quanto, anche se dovevo pagare e provarlo per vedere la durata e tutto, ero comunque pronta a comprarlo perché mi piaceva proprio come colore. E quindi ho preso questo qui, che è il numero, spero lo vediate, il numero 2, Rose Bloom, ed è questo colore qui, vedete questo rosa shimmer, però guardate che bello.
Mi piace moltissimo, è una cosa fantastica. C'è, devo dire, tanto prodotto, eh. È questo qui, vedete? Eccolo. È quello che cercavo, un rosa velato, shimmer, ma non troppo evidente. Molto, molto, molto bello. Essendo una linea permanente di Debbie, questi sono i rossetti che vengono 6,90 € all'uno. Tirandoli, ho scoperto, ragazze, la nuova linea di rossetti di Debbie, che sono in edizione limitata. Si chiamano Kiss My Lips e sono 40 tonalità diverse di rossetti che vanno da un rosa quasi confetto a un nero intenso. Perfino hanno un blu, perfino, pensate voi, come tonalità di colore, infatti quello è il numero 39 se non sbaglio. E devo dire, ragazze, che il prezzo alla fine è abbordabile, perché vengono 4,90 €. Mi sono piaciuti pochi colori, cioè sono tanti i colori, devo dire molti sul rosa, però solo due hanno attratto la mia attenzione e alla fine ho detto per 4,90 € ne prendo due volentieri. Una precisazione c'è da farla però, che sono abbastanza piccoli, ovvero questo è un normale classico rossetto di Debbie, questi sono i rossetti da collezione. Ora, a vederlo così uno dice mi stai prendendo in giro, perché ragazze sono veramente piccoli, vedete? Però se facciamo un confronto di prodotto, alla fine ragazze il prodotto ha la stessa quantità, vedete? Quindi alla fine quello che hanno cercato di fare loro era quello di giocare sul prodotto, quindi non solo sulle tonalità di colore, ma anche sulla possibile comodità di portarsi in giro il prodotto senza problemi e senza pensare oddio dove lo metto. Infatti ragazzi devo dire che quando l'ho visto la prima volta ho detto no, così piccoli manco morta, ci spendo 4 €. Quando ho visto che però invece la confezione è fatta apposta per il prodotto intero del rossetto, quindi vedete che non hanno diminuito la dose è la stessa, hanno diminuito molto il prezzo e secondo me hanno migliorato il prodotto. Ora, io non ho provato mai un rossetto di Debbie e quindi devo ancora testare se è buono, la durata e tutto, però ragazze devo dire che i colori che ho preso io mi piacciono tantissimo, perché sono dei colori comunque che magari si sono visti in giro, però alla fine per 4,90 € puoi pure prenderli, e anche se dura poco, alla fine ci hai speso poco. I colori che ho preso sono due colori che non si distanziano tantissimo. Sono il numero 15 e questo è Eccentric Lips. Ah, i prodotti sono made in Italy del tutto, per chi è interessato, ed è, vedete, questo corallo rosa, corallo molto molto bello, che a vederlo uno dice, oh mio Dio, le labbra in questo modo, cioè dove vado? E invece è molto leggero, ragazze. Poi dipende ovviamente dalla dose che voi andate a inserire. Come ultimo ho preso il 17 Latin Passion. Un rosa salmone, adesso voi lo vedete molto più forte, invece è molto più leggero come tonalità, forse un pelino più leggero, e sono questi qua, vedete? Allora, questo è il 15, questo qui è il 15 e questo è il 17. Vedete, belli? Cioè, a me piacciono. Poi ragazzi, io vi consiglio di andarli a vedere, perché hanno tantissime tonalità, hanno 40 tonalità, potete decidere voi. A me piacciono e devo dire che se riscontro delle note positive, sia come durata che come qualità, non ci penso due volte, me ne vado a prendere altri, perché sono fantastici, sono veramente belli. Anche perché poi, ripeto ragazze, non sono piccoli, perché la quantità non l'hanno tolta. La quantità del rossetto è quella. Hanno solo
inserito il prodotto all'interno di un prodotto veramente così piccolo da poter portare tranquillamente in giro. Quindi, va bene ragazzi, questo era tutto il mio video haul barra review, spero vi sia piaciuto, io era da tanto che devo fare un video haul, infatti sono contenta di averlo fatto. Spero vi siano piaciuti i miei acquisti e spero che comunque un'anteprima di quello che vi ho potuto presentare vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate dei rossetti di Debbie, che sono veramente curiosa di sapere cosa ne pensate. Io sono contenta, li voglio provare e vi farò sapere il prima possibile cosa ne penso. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!